Siamo qui con il presidente della CLAI, allora ci spiega come è nata la manifestazione. Sì, l'iniziativa è nata per comunicare al consumatore la grande differenza che c'è tra un gelato artigianale e un gelato industriale. Far capire che la freschezza del gelato artigianale è una freschezza unica, perché il gelato è prodotto direttamente dove si vende ed è prodotto con prodotti dell'area più direttamente vicina. È chiaro, il gelataio non si fa arrivare il latte dalla Svizzera, compra il latte delle nostre zone, compra la frutta delle nostre zone e quindi è maggiore garanzia di freschezza. L'iniziativa nasce anche per dare un segnale che il gelato non è soltanto un prodotto estivo, non a caso facciamo a settembre l'iniziativa, ma è anche un ottimo fine pasti, nonché un'ottima merenda per i bambini. Sostituire quelle merendine infernali piene di colorante con un sano e buon gelato è una cosa ottima per la salute dei bambini. Quindi cibo sano che in più ci offre il nostro territorio e fa anche da richiamo turistico. Sicuramente è un elemento di richiamo turistico. Il turismo è una macchina complessa, ci sono città che vivono con il gelato, per esempio Pizzo Calabro che fa il celebre tartufo. Ecco, Salerno è una città vocata, è una provincia vocata a queste produzioni. Ci sono effettivamente produzioni di grande prestigio e di grande qualità nel settore del gelato. E quindi non di solo gusto si parla, ma anche di ragazzi, di musica. Sì, la serata sarà pure, come dire, allietata dalla presenza di una scuola musicale, un liceo musicale di Salerno, che chiaramente presenterà una piccolissima, sì, l'Alfano Prima, presenterà una piccolissima, come dire, saggio della loro capacità. Allora ricordiamo le date e il luogo dell'appuntamento per Ice to Meet You. Domani sera e dopodomani sera, piazza Cavour, di fronte alla provincia di Salerno. Ice to Meet You, una bella vetrina per tutti gli artigiani salernitani. Cosa ne pensa la Camera di Commercio? Beh, noi abbiamo voluto dedicare e aprire questo spazio che avevamo in mente oramai da parecchio, proprio in occasione di Ice to Meet You. Lo abbiamo fatto con una manifestazione che tra l'altro racchiude gli artigiani di un prodotto che è il gelato artigianale tipico della nostra provincia. Crediamo che sia un ottimo abbrivio per una struttura che è destinata ad ospitare tutto il gusto, non solo quello del palato, ma anche quello degli occhi, quello dell'olfatto. Insomma, noi abbiamo immaginato questo spazio come contenitore di tutto quelle che sono le eccellenze salernitane. Quindi le aziende che incontrano il territorio, per la prossima edizione cosa ci sarà in ballo? Questa è una manifestazione che è promossa dalla CLAI, la Camera di Commercio l'accompagna, lasciamo a loro il compito di innovare costantemente questa manifestazione e di creare sempre di più una aggregazione di questi artigiani per segnalare a tutto il territorio e, perché no, anche per attrarre dal di fuori nuovi consumatori. Perché mangiare il gelato a Salerno? Perché a Salerno il gelato artigianale è sicuramente una delle componenti tipiche. Se pensiamo che esistono gusti che nel gelato industriale non si possono riprodurre, tipo quello al fagiolo di Controno, piuttosto che al cipollotto nocerino, piuttosto che al pomodoro San Marzano, io credo che sia un'ottima operazione di marketing per il territorio e per il gelato. Perché è importante il gelato all'interno del sistema marketing salernitano? Il gelato sintetizza i prodotti del territorio salernitano, in primis il latte, nel caso nostro il latte della Centrale, che è uno sponsor d'eccezione di questa kermesse, che comunque esalta l'artigianalità nella fabbricazione del prodotto gelato. E noi abbiamo l'esigenza di far capire ai consumatori che il gelato artigianale è un prodotto del tutto diverso dal gelato industriale, perché presenta tutta una serie di ingredienti naturali, dal latte agli addensanti, che sono prodotti naturali, quindi non hanno prodotti sintetici, magari che vengono fuori da alchimie di carattere chimico. Questo significa che il prodotto ha una sua qualità organolettica ed è nutriente, va bene per i bambini, per le famiglie,
e quindi il gelato artigianale già come concetto deve passare, diciamo, nelle nostre famiglie, e poi dobbiamo sostenere anche un po' di economia locale, la nostra centrale che fa del tutto per sostenere i nostri allevatori a sua volta, e è un prodotto che è giudicato da tutti di grande qualità. Da questo punto di vista poi il gelato artigianale è anche una festa per tante famiglie che possono consumare, diciamo, questo prodotto. Abbiamo la terza edizione, negli anni precedenti abbiamo avuto migliaia di persone, quest'anno mi sembra che l'organizzazione sia ancora più messa a punto, anche meglio, per cui ci aspettiamo che l'evento possa essere vissuto come una serata, diciamo, di svago anche particolare, di consumo da parte delle famiglie, senza, in maniera, diciamo così, tranquilla, gioiosa, serena, e quindi che queste famiglie che scendono in città magari possono associare anche all'acquisto del gelato e al consumo del gelato anche qualche acquisto nei negozi. Tutto quello che cultura, evento, turismo e nello stesso tempo promozione del territorio va bene e viene appoggiato dall'amministrazione comunale. Grazie mille.